Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi giro un What I Eat in a Day perché su Instagram me l'avete richiesto in tantissime. Iniziamo dalla colazione, vado a bermi un caffè, un lungo caffè, in questo caso con la moca perché ho terminato le capsule, quindi vado di moca. Il caffè che faccio con la moca riesco a berlo senza zucchero, quindi meglio perché lo ritengo più leggero. E poi mi sono tostata due fette di pane che andrò a mangiare insieme allo yogurt, ora vedrete come. In questo caso ho scelto lo yogurt al cocco greco, io amo lo yogurt greco. La mia colazione varia davvero ogni mattina, come mi sveglio, così come mi viene mangio, quindi questa mattina mi andava questo, ma a volte mangio una briochina, a volte mangio dei biscotti, insomma varia tantissimo. Non ho mangiato tutto lo yogurt, quindi vado a riporlo in questo contenitore che andrà poi dritto dritto in frigorifero e l'ho utilizzato solamente da mettere sulle fette di pane tostato. È ora del pranzo, quindi in questo caso voglio fare una pasta con le zucchine. Avevo solamente una zucchina, quindi quello mi è rimasto in frigo e l'ho utilizzata. Vado a tagliarla fine con questo aggeggio che fra poco vi mostrerò. È un aggeggio che ho acquistato su Amazon e vi lascio il link qui sotto in info box, visto che comunque in tante anche me l'avete chiesto dove l'ho preso perché ve l'ho fatto vedere più volte in un video. Vi lascio il link del prodotto qui sotto in info box. Io adesso per tagliare le verdure utilizzo solo questo perché le fa fini. Allora, faccio soffriggere un pochino di olio con un pochino di cipolla. In realtà in questo caso la cipolla non c'è perché non ne avevo più. Comunque solitamente faccio soffriggere la cipolla e poi gli metto sopra le zucchine e le faccio cuocere. Quando le zucchine sono belle dorate, vado ad aggiungergli le olive taggiasche, tutte quelle che avevo nel barattolo perché erano davvero poche. Cerco di sgocciolarle il più possibile dall'olio che hanno all'interno del barattolo e poi faccio continuare la cottura con un pochino di acqua che c'è nella pentola, l'acqua della pasta che deve quasi bollire. Adesso è ora di buttare la pasta, ne vado a buttare circa 300 grammi, la mangiamo in tre e mangiamo solamente un primo a pranzo, solitamente facciamo così. Nel composto di zucchine e olive vado ad aggiungergli la robiola, sono circa 30 grammi di robiola ed è praticamente una ricetta svuota frigo perché ho messo tutto quello che mi era rimasto in frigo, robiola, zucchine e olive, visto che ci stanno benissimo. Allora la robiola la vado ad aggiungere a fuoco spento e poi gli aggiungo anche un pochino di acqua di cottura per far amalgamare bene il tutto.
e la pasta è praticamente pronta. Buon appetito! Ora della merenda vado a lavare e a tagliare queste bellissime fragoline che avevo in frigorifero e andrò ad aggiungergli anche una banana alle fragole, perché la merenda che facciamo tutti e tre insieme, anche la merenda la facciamo uguale per tutti. Taglio le fragoline a pezzettini piccoli e poi taglio una banana e la divido in due, metà per me, metà per Mare, che a mio marito non tanto gli piace, quindi gli do solamente le fragole. Poi alla mia piccolissima macedonia di fragole e banana vado ad aggiungergli lo sciroppo d'acero. Ehi, streghetto! Streghetto! Adesso è ora di cena, vado a preparare degli involtini di pollo ripieni di provola affumicata e prosciutto cotto. Prima di mostrarvi tutto il procedimento voglio precisare che questa ricetta l'ho fatta il giorno prima, ma ci tenevo tantissimo a mettervela sul canale e allora ho fatto che inserirla nel What I Eat in a Day. Allora vado a riempire la mia fetta sottilissima di pollo con metà della fetta di prosciutto cotto e una fetta intera di provola affumicata tagliata in due e poi vado a fare il mio involtino, ad avvolgere tutta la fettina di pollo. Ora passo alla parte 2 della ricetta, vado ad immergere ogni singolo involtino nella farina, poi nell'uovo e poi nel pane grattugiato. Mi raccomando, come vedete qui nel video, la parte della chiusura dell'involtino va verso il basso della teglia, così non si aprirà durante la cottura. Poi vado a cuocere il tutto a 200 gradi per circa 35 minuti. E voilà, sfornati, sono buonissimi ragazze, provateli e fatemi sapere. Ora vado a servirli con della semplicissima insalata condita con un po' di olio e un pochino di sale, anche perché il piatto è già bello ricco di suo. E niente ragazze, questo era il mio What I Eat in a Day, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando il solito pollice in su e ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao!